Si marcia per la pace da San Pancrazio a Civitella in ricordo delle vittime della strage nazifascista che avvenne nel 1944. Una strage che quest'anno è stata ricordata anche con la visita del presidente Sergio Mattarella il giorno del 25 aprile. Vorrei che la gente continuasse a venire a visitare la Sala Memoria come sta succedendo in questi giorni. In questi giorni c'è una fila continua. E vorrei che questo venisse a ripetersi in futuro, perché la visione di quelle piccole stanze, di quelle cose, rende diverse le persone che sono dentro, si rendono un po' più conto di ciò che è la guerra, di ciò che non deve succedere mai più. 244 le persone uccise il 29 giugno del 1944 tra Civitella, Cornia e San Pancrazio. Oggi il comune di Civitella è gemellato con un comune della Germania, Kempfelbach. Hanno partecipato anche loro alla Marcia per la Pace e ci spiegano come raccontano le stragi nazifasciste ai loro studenti. Es ist Bestandteil in der Schule. Da noi vengono studiati a scuola e il 9 marzo abbiamo avuto un evento in cui abbiamo tematizzato questo eccidio, perché ricorda ciò che è stato e l'amicizia riunisce e porta in un futuro di pace. Perché di pace c'è comunque sempre bisogno, anche quando noi crediamo di essere in pace, perché nel nostro paese non c'è la guerra, c'è sempre in qualche parte del mondo chi soffre per le guerre. La marcia è terminata a Civitella in Valdichiana, nella piazza intitolata al parroco Alcide Lazzari, che offrì la sua vita in cambio dei suoi parrocchiani. Purtroppo non venne ascoltato. Le persone vennero trucidate in questa piazza, dove oggi gli studenti dell'Istituto Martiri di Civitella e del comune di Bucine hanno concluso le cerimonie con un flash mob. Elio, Giustino, Luigi. Luigi, Natale, Luigi. Silvia, Assunta, Giulia. Rosa, Emma, Nello. Alfredo, Enna, Arturo, Andrea, Paolo e Maria. Luigi, Giuseppe, Metelli. Bruno, Donello, Pinato. Silvio, Lazzaro, Quinto. Ernesto, Angelo...